un coinvolgimento generale sempre grandissimo, meraviglioso. Vedo, sì, tanta gente, anche quest'anno abbiamo anche le palafitte, abbiamo gente sulle palafitte. Saranno tre serate dove un po' tutti quanti torniamo indietro nel tempo, torniamo a un bel po' di anni fa a ricordare questo periodo meraviglioso per l'Italia in generale, ma soprattutto per la nostra Sapri, per quello che è stata Sapri in quegli anni. L'anima deve rimanere sempre tale, mi auguro che gli anni 60, o se preferite i mitici anni 60, come spesso molti amano definirli, hanno rappresentato certamente il momento più importante del rinnovamento generazionale del secolo passato. Gli eventi sociopolitici, gli eventi culturali di quegli anni hanno inevitabilmente influenzato e modificato i valori, le aspirazioni e gli stili di vita delle generazioni successive. Sofo, uno dei più noti ragazzi degli anni 60, uno sportivo che ha fatto emozionare Sapri sui campi di calcio. Sarà poi... Ecco, un applauso. Un applauso a Vito. Per chi se lo ricorda, all'epoca c'era anche il famoso soprannome, no? Sì. Mazzacane si chiama, tu anche questo non lo sai, ma te lo dico io. Brasiliana e nel 61 con la nazionale italiana. E oggi commentatore televisivo ed analista per emittenti sia italiana che brasiliane, con ben 216 gol e il terzo assoluto per realizzazione di reti nelle gare di campionato disputate in Italia. Giocatore del Milan, poi del Napoli ed in ultimo della Juventus. Si ricorda il gol segnato in Juventus-Napoli del campionato 74-75, con la classifica che vedeva la Juventus prima e il Napoli secondo a 2 punti. Entrando a pochi minuti dalla fine segnò il gol del definitivo 2-1, che consentì alla Juventus di staccare il Napoli e vincere il campionato. Pochi giorni dopo la partita, su un cancello dello stadio San Paolo, apparve la scritta José Cuore Ingrato, ricordando i trascorsi napoletani dell'attaccante. Sempre molto accurati i tifosi napoletani. Lasciamo dunque la parola al giornalista di Rai International, Pasquale Scaldaferri, uno dei più accreditati operatori dell'informazione del Cilento e del Vallo di Diano e oggi componente del coordinamento giornalistico Rai Campania. Intervisterà per noi Altafini, mentre sullo schermo qui di fianco scorreranno le immagini e i gol delle azioni più spettacolari. Un applauso al giornalista Pasquale Scaldaferri e a José Altafini. A dopo. Buonasera a tutti, buonasera e grazie al pubblico di Sapri del Golfo di Policastro. Tra 5 minuti avremo un collegamento con la prima capitale d'Italia, Torino, e avremo naturalmente una conversazione breve ma intensa con il grande campione che ora mi raggiunge sul palco, José Altafini. Ecco, grazie a José, a Sapri per la prima volta. Buonasera a tutti, ciao Pasquale. Ciao José. Salendo una signora ha detto, guarda, anche vecchio è carino. Beh, è la verità. Beh, è stata una cosa bella. Dove mi metto? Prego, José. Sei un bomber di razza, puoi stare ovunque. Ok. Allora, una manifestazione che mi onoro anche quest'anno di presentare, ancorché soltanto questo segmento sportivo o culturale con José, e ho aderito immediatamente all'invito del Comitato Anni 60 perché questa è una manifestazione che non vuole indulgere nel sentimentalismo o peggio nel nostalgico, ma vuole come dire, recuperare la memoria, perché soltanto recuperando la memoria si può preservare il presente e guardare con maggiore ottimismo al passato. Ma vediamo come, ringrazio intanto i colleghi telecineoperatori della carta stampata, i colleghi delle TV e delle emittenti private che hanno dato il giusto risalto alla
la manifestazione Sapri anni 60. Ma vediamo in sintesi, 50 secondi, prego il tecnico Domenico De Jacopo, vediamo come la RAI ha presentato questo evento. E anche tempo ovviamente di relax, soprattutto di sera, anche per riflettere su chi siamo. È ormai una tradizione nella punta del Golfo di Policastro rivivere gli anni 60 con una kermesse presentata oggi. Avrà il suo svolgimento dal 21 al 31 agosto nello scenario del lungomare. La canzone italiana, quella by night con le balere e le rotonde sul mare, vedrà protagonisti Peppino Di Capri, Edoardo Ivanello, la cover band dedicata a Renato Carosone e quindi Renzo Arbore con l'orchestra italiana. Il premio Sapri negli 60 andrà ad un indimenticato campione del calcio di quegli anni, lo vediamo, José Altafini, brasiliano di Piracicaba, cora in grato per i tifosi del Napoli, ma indubbiamente un personaggio a tutto tondo. Grazie al l'esimio collega Gianfranco Coppola che ha presentato per noi questa clip alla testata giornalistica regionale della Campania. E vediamo ora, mentre aspettiamo di collegarci con Quarta Rete, un'emittente importante di Torino, una emittente che, nella quale è ospite spesso, brillante ospite, José. Io ringrazio doverosamente l'amico conterraneo Giocondo Martorelli. Giocondo Martorelli è un affermato procuratore sportivo. Passato di qui molti anni fa, andando verso la Calabria, e mi sono fermato a Maratea. Non conoscevo questa baia stupenda, meravigliosa, che mi ha fatto un po' impressione che somiglia un pochettino a Portofino in grande. Però la meraviglia del sud non è solo le bellezze naturali, ma la bellezza del cuore della gente, che sono ospitali, gentili, simpatici e che si fanno sentire a suo agio. Grazie. E devo dire che uno si sente bene, uno si sente anche importante, più importante di quello che uno può essere, perché il sud ha questo cuore. E io amo il sud per quello. È un gol, no amici, è un golazzo di José Altafini, sempre lui. No. José Altafini nasce nel 1938 in Brasile da una famiglia di oriundi italiani. Comincia a giocare da giovanissimo nella squadra del Palmeiras. Il Brasile gli viene dato il soprannome di Mazzola per la rassomiglianza con Valentino. Fisica. Il capitano del grande Torino. Mazzola, droga. Altafini è stato un centravanti di razza, a 19 anni entra nella mitica Seleção dei mondiali del 58, la squadra di Pelé e Garrincha. Dopo la vittoria dei mondiali approda in Italia, al Milan, dove segna 120 gol. Grazie ai gol di Altafini, la squadra guidata da Nereo Rocco vince due scudetti e una Coppa dei Campioni. Ma il nome di Altafini è spesso legato a delle polemiche. Mentre era al Milan, gli viene affibbiato l'appellativo di Coniglio dal direttore tecnico Gipo Viani, il quale lo accusò di codardia dopo una partita persa dai rossoneri. Capocannoniere della stagione 61-62, miglior realizzatore di sempre della Coppa Campioni con 14 reti, Altafini a 25 anni si trasferisce insieme a Omar Sivori a Napoli per far rivivere un sogno ai tifosi partenopei. Siamo qui al San Paolo mentre palleggia nell'antistadio. Mi dispiace per il pubblico che deve subire tutte queste cose. L'antistadio, tu sei il protagonista. Per far vivere un sogno ai tifosi partenopei. Qual è il giocatore del Napoli che ti piace di più? Sì, anche Altafini. Ti piacerebbe conoscerlo? Moltissimo. Lo sai cosa farò io? In omaggio a te, punterò di fare un gol domani per in tuo onore, va bene? Sì.
lontano da sto gol e a te volo pensiero. Niente voglio, niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Considerato da molti sul viale del tramonto, a 34 anni José Altafini si trasferisce nuovamente, stavolta alla Juventus. Entra in campo negli ultimi minuti, voi lo vedete in un contrasto con Karl-Heinz Schnellinger, entra in campo negli ultimi minuti di gioco e segna puntualmente gol decisivi. Con i bianconeri vince altri due scudetti. Eccolo mentre festeggia. Oggi a 73 anni José non rinuncia al prato verde dei campi di gioco, ma soprattutto è un brillante commentatore televisivo e radiofonico. Eccolo mentre le sue performance radiofoniche storiche, volume. José Altafini. Grazie, è stato... io devo ringraziare Pasquale perché tra tante cose questo è stato un bellissimo regalo, perché è vero che c'è un fascino di filmati in bianco e nero, no? Però io non ho i filmati come i giocatori di oggi che schiacciano un bottone, registrano le partite, vedono quando vogliono, tutto a colore, bellissimo, e ho un ricordo anche per loro, per i loro figli. Noi non abbiamo, perché io mi ricordo che chiedere un film di una partita alla RAI o un filmato non solo volevano farli pagare, ma non li davano proprio. E ho una partita Milan-Benfica del 63, in quale abbiamo vinto l'Europeo, e un amico della RAI, non posso dire il nome, di straforo prese questa partita, l'unica cosa che ho io. E è un peccato perché tante volte uno vuole rivedere queste cose, perché ricordare è un po' rivivere, no? Vedere queste cose e ricordare. E devo dire che è una cosa molto bella. In quel filmato lì c'è un spezzone di intervista di Alfredo Pigna, che allora faceva il personaggio della domenica, e mi ricordo una frase molto bella che lui andrò a intervistare, intervistò un vigile a Napoli, se Altafini le darebbe una multa, dice no, perché? Perché è simpatico, ha detto così, no? Poi è andato a intervistare uno, è un orefice, e dice mi definisca Altafini con me, e lui disse è un giocatore che quando gioca è immarcabile, quando non gioca si marca da solo. È vero. È la cosa più bella che ho sentito. E poi c'è quella, mentre nelle teche RAI facevo questa ricerca, c'è questa testimonianza di questo bambino. E là, secondo me, affiora già lo stile e l'umanità di José. Il bambino che dice al collega della RAI, dice... cosa vorresti domani che succedesse? Vorrei un gol di José Altafini. E tu poi incontri il bimbo e prometti questo gol, il gol... Però l'hanno fatto. Sì, magari. No, sai cos'è? Che è una cosa molto bella, perché i giovani di oggi, nonostante io non gioco più da tanti anni, li riconosco perché attraverso la televisione, attraverso le PlayStation, perché io l'ho fatto per 3 anni la PlayStation, e anche perché, non so se avete visto voi, questo cartone animato che ha avuto un successo enorme, Rio, ho dato voce a un bulldog, insomma è stato un bellissimo film, non per merito mio, ma ho partecipato, è stata un'esperienza anche molto bella. José, nel frammento abbiamo anche visto un grande personaggio che... a mio modo di vedere ti ha formato non solo da un punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo umano. Un personaggio di cui nel 2012 ricorre l'anniversario della nascita, Nereo Rocco. Chi era il Paron, l'uomo Rocco? Era un uomo genuino, forse un psicologo che nemmeno lui lo sapeva, perché lui dirigeva con grande maestria, ma anche con grande rigore, i giocatori che erano sotto di lui, e lui sapeva gestire bene sia disciplinarmente, ma li teneva tutti legati a lui. Mi ricordo che quando lui si arrabbiava, sapevamo già tutti che lui si arrabbiava,
Mio Sapri anni 60, sul palco il componente, la bandiera di quel Sapri anni 60, Vito Sofo. Un grosso applauso al patron della manifestazione Vito Sofro, a José Altafini, che nel suo sangue ha un misto di rosso-nero e bianco-nero. Io invece, José, ti devo dire un segreto. Io da piccolino, avevo 7 anni, mi inginocchiavo vicino al crocifisso e dicevo: Gesù, proteggi Sarti, Burnici e Facchetti, Bedin, Guardeni, Picchi, eccetera, eccetera. Un omaggio floreale a José, che salutiamo veramente con un grosso applauso, perché indipendentemente tutto è un grandissimo personaggio che... Sì, questo è il simbolo della spigolatrice che fa parte della nostra famosa poesia di bellissima, della spigolatrice di Sapri, del Mercantini. A José Altafini, indimenticato campione di stile e umanità, Sapri 2011, il comitato. Grazie, grazie ancora una volta. Io non vi lascio perché voglio vivere ancora molto tempo. Certamente, ok. Sì, adesso Cristina, mi pare che la serata prosegue con un sorteggio. Intanto la cover può cominciare a preparare. Di un degno tributo a due dei cantautori italiani più conosciuti e che ci hanno fatto conoscere nel mondo, le cui canzoni sempre verdi riescono ad animare le serate e soprattutto estive da più di 60 anni. Le melodie partenopee di Carosone, contaminate dal jazz e dallo swing e dai ritmi più diversi che ha preso un po' in giro per il mondo. E chi non ha mai ballato torero, o sarracino, tu vuoi fare l'americano o il mambo all'italiano? Pezzi mescolati a quelli dello stile dell'orchestra italiana di Renzo Arbore, che valorizza ancora oggi la canzone napoletana classica. Un Renzo Arbore che proprio negli anni 60 iniziò la sua carriera con programmi radiofonici quale Bandiera Gialla ed Alto Gradimento. Vi vogliamo quindi ricordare, prima di lasciare il palco alla cover band, che nella serata di domani ci sarà Peppino Di Capri e a questa meravigliosa cover band. A domani, ragazzi eterni anni 60. Un abbraccio da Eugenio e Cristina. E la cicola fatta latte non ti ozzare, wanna Johnny Boy. E la cicola fatta latte non ti ozzare, Johnny Boy. E la cicola fatta latte non ti ozzare, wanna Johnny Boy. Won't you come in, Johnny? Sì, 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 sì
fosse così e bella innamorata, se tu mi rimandi tanto e canzone sempre se che tu non è successo perché ho disco se per noi su parenza non va tutta non dice luna rossa c'è venuta una specie mossa non dice maruzze non ti riga gli agule l'erde ma c'è per mare tu panita mutatello bello con pezzo culè la ricotta e prosciella e buona zuppe carnaco o tarallo però porto provo con le carne tu gustando in giù fai la pippa e con mamma mamma te faccio alla pancia tua con la bionda cola nera con la bionda cola nera me ne vado a passeggiare e me grazie. Buonasera a tutta Sapri, buonasera a tutti, anche quelle persone che sono più lontane, anche laggiù. Buonasera, ci sentite bene? Ho sentito sì e no, non lo so. Qui sotto come si sente? Bene, forse laggiù un po' di meno perché siamo abbastanza lontani. Allora andiamo subito a presentare il brano che poi porta il nome della nostra cover che si intitola Nui e ce piace. Però giustamente la gente non sa che cosa a noi ci piace. Allora io vi do un consiglio, guardatemi bene. Secondo voi a me che mi piace? A noi ci piace e magnà. A noi ci piace
penso abbiano capito cosa piace a noi. Vediamo un po'. Sì, penso proprio di sì. Gliel'abbiamo cantata, quindi. Cosa ci piace a noi? Vedi, hanno sentito. Ma no, perché si vede, solo perché gliel'abbiamo cantato. Ok. E a voi vi piace? Vediamo un po', adesso andiamo avanti con un brano che ricorda proprio la città partenopea e visto che ho un pubblico preparatissimo voglio andare avanti con quest'altra domanda. Se vi dico a città e... Ok, musica maestre! Accompagnami qui amica che te porta de quartiera tu solo non so bene ma so bene tutto riesco e sarà per il finestro e capisci com'è bello la città è bulle chenè com'è bello com'è bello la città è bulle chenè com'è bello com'è bello la città è bulle chenè. Mi dispiace solamente l'orgoglio che sta gente se morti mi conti chiude e dicevo ti ma scuola nessuno può fare niente ci toccava per me come dolce come te la città è evoluzione come dolce come te la città è evoluzione come dolce come te la città è evoluzione. Grazie. Grazie. E adesso iniziano le storielle di questa sera. Iniziamo con la storia del nostro Benedetto, il nostro chitarrista, eccolo qua. Dovete sapere, guarda, hai avuto anche l'applauso. Grazie. Dovete sapere che il nostro Benedetto ormai è l'eterno fidanzato, così si dice, e ha una fidanzata bellissima, bravissima, intelligentissima, ha un unico problema, vero Annalita? La mamma. Quella ce l'abbiamo tutti per fortuna. La mamma però della fidanzata di Benedetto è un po' all'antica, quindi cosa succede? Che quando Benedetto vuole uscire da solo con la fidanzata, la mamma ci manda la sorellina, ci manda il fratellino, la nipotina, è vero? Capita anche a voi ancora adesso? Annuiscono, hanno passato il guaio anche loro. E allora sicuramente avrete capito di quale brano sto parlando perché io lo voglio dedicare al nostro Benedetto. Si intitola Ia no sorda Ia mammata e tu. Thank you.
vicino pensa a te. Invece buono frate, la sfora la nipote, solo non stai da volta, la scimmia sempre a te. E mi hai promesso domani chi lo sa, vengo soltanto, soltanto con mamma. Io mamma e tu, passi a nato tu lei, qui a nanzi mamma d'arredo. Io mamma e tu, va a prese cose pazze, che sto bene pure piace nozza. Io amo cinema a ballare, certo mi sono sbagliato, ma non era finire che la vera già per me. Tu vengo aiata, ma sono innamorata, non reagisco più. Io mamma e tu, io mamma e tu. Aveva l'occhio a prendere, pareva che a schiattare, in quanto la credeva da sci su con te. Non fine volta, odro a mamma, rapicciolella de faccia a compagnò. Io sore de tu, siamo parrocchia d'amore, o a tu petto o su mona. Tende che costa più, se ricorda sta giornata, in da villa un giorno fatta fuori. Grazie. E continuiamo raccontando ancora un'altra storia. Noi vi dobbiamo confessare, a noi la musica napoletana piace tantissimo. Renzo Arbore e Carosone sono due grandi artisti della musica napoletana, però non siamo napoletani, siamo di Avellino, giù di lì. Adesso lei deve dire: io sono sposata con un napoletano, quindi sono più vera. Sì, sì, Napoli. Quando non ci stanno i tram, la carrozza è sempre pronta, la vallandola è scattata. C'è dentro che spacciano, dietro a mezzo più carella, una rosa in dei capilla, sa che finire un po' la me. Era un bello che non mi pare che niente non vuole per te. Quando c'è questo sole, che c'è rimasto buono buttantine, a se scondere per dare, oggi a te, ti mano a me. In un modo fatto a fine, penso male e penso bene, basta bocca dura linea, cerchi a mia tutto lo sa. E nel suo moglie ne lo vuole, mi amo, ma non ne stava a passare. Amore, te ne vado a
Della carità, dopo tanto sull'altare, sotto braccio insieme a te.
Rita, spiegami un po' il matrimonio con me che io non lo so. Cara Milena, devi sapere che il matrimonio è un po' brutto e niente sa dove va. Ti è piaciuto, dire la della rara, ma portarsi sull'altare sotto braccio insieme a te. Ma dove caffrinte stanco, su coraggio e giù va. Come sono contenta. Una. Yeah.
Grazie. Ragazzi. Ogni giorno la vita è una grande corrida. Alla notte no. Ogni giorno è una lotta, chi sta sopra e chi sotto. Alla notte no. Nel mattino un po' grigio, se non c'è ti frigio. Alla notte no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un orecchio. No, poi comincia il lavoro e dimentichi il ruolo. Ma la notte no, parli sempre soltanto delle cose importanti. Ma la notte no, e ti perdi la stima se non trovi la rima. Ma la notte no, ti distrugge lo stress e dimentichi il stress. Ma la notte no. Mala noche, mala.
chiamaci, sì signore, chiamaci. Se vuoi decidere se. Dino, alle percussioni, signore e signori, Gerardo!
tanto non ci andremo da posare. Che signorina pulitana, panna pure che americana, ci avremmo settimana che già porta da buare. Mi farebbe mamma, caramelle, ma mi sembra che si suino che ci avanza se rubate matarana, se l'America per ti spetta, la sciuppata via me, che non se magna per lei, che capilla so per me, che capilla, che capilla, o te voto con la mome, o te voto, o te voto, avrete la cagata. E ci monaca nace. Grande, bravi ragazzi. Io cammino ogni notte, io cammino svariando, io non tengo mai sonno, non giro mai luoghi, non bevo caffè, vado con casi in me, vado con casi in me, la persiana che aspetta, non lampione che luce, bussando la morte non brucia, la trempita non dorme più, la bocchella mi riascurda, già mi recita ma con la giappa. Figlia della Bastiglia, figlia della Bastiglia, scende a me, e mi fa dormire, quando fa scordare il mio dolce amore. Figlia della Bastiglia, programmi 003. Scendo con un vernacchio rosso e blu.
fosse meglio che lo faccio sapere. Mi sono vendicata, dedicano sempre le canzoni a me, stavolta l'abbiamo dedicata a Silvano. Ci sembra che mo canta presso me. La luna va a fare per tutta la marina una proce da resina. Se dice guarda là la femmina che fa alle signore Maria sia piaciuto. Oh.
Grazie. Classici sono molto più apprezzati, mi fa molto come dai tre quattro vasi tanto tutte spingono francese pizza che passano un bagno portoso e pochegni respingono paese e pochegni respingono paese e che sono di un po' da preziosi sono qua davanti a buccare in questa casa a chi può bere belle spingola che vuoi e che sono del mondo del Zius sono qua davanti a toccare in questa casa a chi può belle spingola francese a chi può belle spingola che vuoi dove gente scusa a tenga innamorata sto paese a tenga innamorata sto paese e se una volta come nascerà a chi può bella e spingola francese a chi può bella e spingola chi va e se una faccia come prenderò e se una volta come nascerà a chi può bella e spingola francese a chi può bella e spingola chi va thank you.
sute. E tara tu fatta la bonga la sute. E tara tu fatta la bonga la sute. E tara tu fatta la. Io ho più fame di prima, anche io. Domani ci sarà la serata con Peppino Di Capri, quindi venite numerosi che sarà uno spettacolo veramente bellissimo. E dopodomani ci sarà Vianello, mi raccomando, anche dopodomani numerosissimi come questa sera, anche di più. E quindi voglio ringraziare tutta l'organizzazione perché veramente ha organizzato una mega festa, bellissima, a me mi è piaciuto tantissimo, spero che sia piaciuta anche a voi. E poi ovviamente voglio ringraziare la direzione artistica di Gina Berti, il nostro manager che ci ha dato la possibilità di stare qui questa sera con voi e conoscervi tutti a uno, grazie, grazie di tutto cuore a tutti, grazie, un grosso bacio. E allora iniziamo con la voce della nostra Navita che ci ripresenta quella cosa strana che sotto una guardata è rimasta impressionata, ma vuole guardare. E la tragedia dura, la mia, la mangiamo.
ma forse c'è qualcuno che ha portato il pappagallo. Hai ritrovato il mio pappagallino? No, ha detto che non l'ha trovato, Cocosito. Non l'ha trovato. Yamma, 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 teneva o chi è brigante sulla faccia o il figliolo sapiccio si vede passare una sigaretta a bocca, una mano in tasca e se ne va a sbarcare tutta la città. O Sarracina, o Sarracina. Però andiamo a presentare la band, ragazzi. Allora abbiamo alle corde basse il capo orchestra, colui che ha deciso di mettere tutti e sette sullo stesso palco, quindi se avete lamentele e quant'altro, se la serata non vi fosse piaciuta, sapete con chi prendervela, lui è il colpevole. Signori e signori, Domenico. Poi continuiamo presentando il più giovane del gruppo, chitarrista e vocalist, signore e signori, Benedetto. Presentiamo il plurimaestro, lui viene dalla Sicilia, ragazzi, per questo non parla e non dice niente. Un plurimaestro che suona tastiere, vieni avanti Silvano che sei un po' nascosto, vieni. Suona tastiere, pianoforte.